non decide niente, è tuo padre che decide. Sì, io voglio dimostrare a papà che ce la posso fare. E se sto con te sicuro posso fare. Stai girando? Cosa già fanno qui? A Cirola! Ma si va a Cirola! A Cirola! Intanto siete le carte! Io voglio! Allora, nel libro non prendo le distanze dal mio personaggio, prendo le distanze da quello che il mio personaggio rappresenta cinematograficamente, nel senso che io sono nato e cresciuto nella periferia nord di Napoli e quindi quelle zone le conosco, so tante cose come hanno funzionato, almeno per quanto riguarda la mia adolescenza, e so che io ho fatto una scelta, grazie anche alla mia famiglia, quella di non voler intraprendere una determinata strada. Ossia, Salvatore è un ragazzo tranquillo, solare, che cerca di inseguire il suo sogno, la sua passione. Jenny invece è diventato un killer senza scrupoli, che pur di ottenere sempre più potere, sempre più denaro, non si pone limiti, va, diciamo così. Quello che porta di diverso Gomorra rispetto a questi grandi successi, questi grandi classici che hanno fatto la storia del cinema e della serialità internazionale, credo sia un racconto che nasce e si sviluppa sul territorio, forse come non è mai stato fatto prima, un racconto reale, crudo, che credo sia un mix da veramente di tutte queste grandi opere filmiche. Lo racconta partendo da Napoli, lo racconta in napoletano, lo racconta sul territorio, ma si sviluppa poi a macchia d'olio in tutte le altre nazioni che tocca. Beh, c'è da dire che la volontà di Gomorra non è quella di raccontare Napoli, altrimenti la serie si sarebbe chiamata Napoli. Quello che racconta Gomorra è questo male, questo cancro che noi possiamo ritrovare, come ti ho già detto, in qualsiasi altra città del mondo, e che si sviluppa e si ramifica soprattutto nelle periferie, perché spesso le periferie di qualsiasi città, di New York stessa, sono abbandonate a loro stesse e le istituzioni fanno fatica a far penetrare la luce, diciamo così. Io attraverso il mio libro spero di portare un messaggio positivo, un messaggio di speranza, soprattutto per i giovani, che se vogliono, con la loro forza, con il loro spirito, possono combattere questo male, ma combatterlo non significa farsi eroi, farsi giustizieri, ma significa anche scegliere di non prendere parte a quella strada, scegliere di non intraprenderla. Anche quella, secondo me, è un'opera di lotta a questo male, perché se un giorno un ragazzo, un altro giorno un altro ragazzo, si diventa sempre di più a combattere, a non scegliere quella strada, e quella strada prima o poi va a spegnersi. Io col mio libro, come ti ho detto, cerco di portare un messaggio di speranza, che se tu hai un sogno e lotti per realizzare quel sogno, ce la fai. Spero che questo messaggio arrivi. La mia salvezza è stata avere alle spalle una famiglia che mi ha sempre sostenuto, che soprattutto mi ha sempre fatto capire cosa era giusto e cosa era sbagliato, se facevo una scelta, quali potevano essere le conseguenze. E in questo io sono stato veramente fortunato. Tanti miei amici, tante persone che ho conosciuto e che ho incontrato durante la mia adolescenza non avevano questa mia stessa fortuna di avere alle spalle una famiglia forte, e spesso la mano più vicina in determinate zone, come dicevo, non è quella del bene, non è quella della legalità, perché c'è un'assenza totale delle istituzioni che fa sì che il male prenda il sopravvento su questi giovani, portandogli e mostrandogli un facile guadagno, un benessere, ma che è limitato al fatto che questa strada ti può portare o in carcere o a morire. Quindi
io ho avuto questa fortuna e spero che anche tanti altri ragazzi abbiano la mia stessa fortuna. L'idea è stata proprio questa, creare un ponte, diciamo, virtuale tra queste due grandi città che hanno molto in comune. Mi sono rivolto a Rosario, che è un po' il megafono della comunità napoletana qui a New York, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, diciamo, creare questo evento per far conoscere una storia che parla anche di speranza. Non volevo diventare un boss. Nella nostra città si vivono tanti problemi, ma raccontiamo anche le cose belle e le storie che hanno un lieto fine. E Salvatore è una di queste. Grazie alla collaborazione con Rosario abbiamo dato vita a questi eventi, messo insieme le forze, abbiamo profuso energie e ne è venuto fuori, credo, una bella iniziativa. E siamo qui, sì. E noi non ce lo siamo fatti dire due volte, e abbiamo subito preso la parola a base, un'amicizia con Alessandro da tanto, e niente, speriamo sia il primo di tanti eventi che legano Napoli e New York, due città sul 41esimo parallelo, quindi molto simili, molto vicine e sempre più unite grazie anche alla tua iniziativa, alla nostra iniziativa. È sempre Forza Napoli, non ci dimentichiamo.